Io sono naturalmente una donna che con tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con le donne. Faccio ora la rivista Mezzocielo e adoro farlo con le donne. Fotografo solo donne, nei miei libri, nelle mie raccolte, cioè io scelgo solo le fotografie delle donne. Non mi vengono bene gli uomini, non li fotografo bene. Palermo è molto amata o molto odiata. Ma io vedo che rimangono molto affascinati e io lo capisco. Da fotografa lo capisco perché Palermo è così affascinante. Quei vicoli disperati con la biancheria stesa, tutta la polvere, cose però sono bellissime. Per cui Palermo deve mantenere la sua caratteristica di città mediterranea, ma neanche mediterranea, città barocca, arabo, tutte le cose che ci sono state normande. Ce l'abbiamo tutte dentro queste cose. È peccato che la gente non voglia capire che deve difendersi, che deve darlo il proprio voto, deve scegliere, anche se sceglie cose diverse, però è importante credere nella propria scelta, credere in se stessi, credere nella propria vita, nella vita dei propri figli. Invece no, io lo vedo, molti non capiscono come possono anche risolvere la propria vita migliorando quella degli altri, non lo capisco. Piano piano, piano piano. Con i suoi scatti fotografici ha raccontato al mondo le miserie e gli splendori di questa città. Se in questo momento dovesse immortalare un'immagine che possa sintetizzare l'anima di Palermo, quale soggetto sceglierebbe? Io ogni tanto sogno di fare film, ma non li posso fare perché non ho soldi né niente. Mi piacerebbe una ragazza molto magra, nuda, nella notte per Palermo, che cammina per Palermo e quasi vola. Che vola verso dove? Vola, è leggera, verso dove? Non nel cielo. No, vola per Palermo. È Palermo importante. È il centro, veramente il centro del mondo. Io me ne potevo andare dove volevo, capisci? Perché sai, quando in America prendi tutti questi premi, trovi. Mi piace qua, proprio mi piace, mi piace.